Ragazzoni, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi ci dobbiamo preparare al meglio per stasera perché ci sono le nuove spotlight. Stasera c'è Blob che attizza molto sta carta, raga, attizza molto. E come ti prepari al meglio? Cioè, mi sono reso conto che io non ho fatto un video inerente a il grande Sebastiano Show, no? E niente, vi faccio vedere subito il mazzettino inerente al grande Sebastiano, perché sarà Sebastiano per me, non sarà Sebastian, e vi posso garantire che grazie a questo sono arrivato quasi agli infiniti. Infatti speriamo di raggiungerlo oggi, no? Guardate quanto spicca il grande Sebastiano di Rata Wong, raga. Cioè è una bomba, è letteralmente una bomba. Allora, devo essere sincero, prima di soffermarmi su questo mazzo ho provato altri Silver Surfer, perché ovviamente, come si può vedere, è un Silver Surfer questo mazzo. Non lo so, mi intriga sto mazzo, sarà perché c'è Wong e Absorbing Man che sono due carte che a me piacciono particolarmente. Come funziona il mazzo? Piccolo riassunto del cazzo. Ovviamente abbiamo la maggior parte di carte che sono classiche del Silver Surfer. Ovviamente abbiamo anche Psylocke che può aiutarci sia al turno 2 sia al turno 3 se vogliamo fare Wong o Sera. Dipende. Poi successivamente, raga, con Wong e Sera settati possiamo letteralmente fare da qualunque, eh? Possiamo fare letteralmente la qualsiasi cosa, anche perché Absorbing Man ci dà un vantaggio enorme. Ci dà un vantaggio enorme. Andiamo a provarlo. Anche perché vorrei arrivare Infinite con sto mazzo, perché boh, mi sta piacendo, Il draft è molto bello, lo gradisco, grazie, lo gradisco. Kill no, non è bello, penso che gli farò... giocherò Magic lì, su Kill. Sicuramente sì, ha voglia, ha voglia. Abbiamo anche il grande Sebastiano in mano, perfetto. Non abbiamo né Wong né Sera però. Non è bello, non è bello il gioco, che dice? Ciclope. La Ciclope con alto evo. Va bene, mi sta bene questa cosa. Mi sta alla grande. Guarda, se avessi avuto Brood, devo veramente farti le peggio cose lì. Però si potrebbe pensare di fare una roba del genere. È pazzo fare una roba del genere, così mi tolgo un po' di cose. Mi tolgo letteralmente un po' di cose qui. Magari forse me lo tengo. Sì, magari forse me lo tengo. Dici, va bene. Dici, non ci interessa il raft. Va bene. Cioè, distruggiamo l'America Chavez e dammi qualcosa. Dammi qualcosa che posso usare. Va bene Brood, sai? Mi va benissimo Brood. Mi va alla grande. Quindi si può fare. Si può pensare di fare una roba del genere. Ok. Va bene, ok. Lui pensava giocassi Sera. Va bene. Cioè, raga, ho capito che c'è, cioè, nel senso, però sia Wong che Sera nelle ultime tre carte sembra un attimo eccessivo come cosa. Beh, mi sa che tocca a Sebastiano risolvere le cose. Mi sa che tocca proprio a lui risolvere le cose. E poi che cosa si può fare? E poi turno 7 Silver Surfer Absorbing Man. E la chiudi. E la chiudi per forza così. Mi fa piacere questa cosa. Mi fa veramente piacere questa cosa. Ma tu non sai quanto. Ma tu non sai quanto. Tu non sai quanto. Certo, adesso me la dai Wong. E comunque è la stessa cosa se faccio una roba del genere. Soltanto che così è un pochino più di punti, eh. È un pochino più di punti qua al centro. Anche mi... ti ha spaventato, eh. Ti ha spaventato questo mazzo. Vabbè, non è successo niente, raga. Goliardia, così. Che dice? Sta orribile, ma non così tanto. Insomma. Che allegria, comunque. Allora, prima non ce l'ha data. Adesso, ovviamente, ce l'ha in mano. Dov'è la mia Psylocke? Ma chiedo. Dov'è la mia Psylocke? Un Destroy. Ok. Un Destroy. E... teoricamente per un suo Knull siamo anche un po' coperti con la nostra Rogue. Però te posso dire Psylocke. Anche se... niente. Anche se giustamente non lo posso fare adesso. E lo facciamo... si attiva adesso l'effetto. E quindi ci prendiamo la nostra grande Sera di turno 4. Che male non fa. Che male non fa. Facciamo la Javez a sto punto. Facciamo la Javez sul laboratorio di Shuri. E vediamo che sovvente il ragazzo. Devo essere 20 ragazzo, ma giustamente lì ci sarà un Deadpool e un X23? No. Ovviamente sì, ok, va bene. E poi? Ah, non è un Destroy.
Run and Destroy, Black Widow, Rock Slide. È un Dark Hawk. È un Dark Hawk potente. Va bene. Meglio ancora. Meglio ancora per noi perché ci abbiamo Rogue. Meglio ancora per noi. Però mi dovrei aspettare un Enchantress o un qualcosa del genere. Sicuro. Sicuramente mi dovrei aspettare una roba del genere. E devo far così. E devo far così. Non so dove potrebbe fare Dark Hawk. Anche perché la Laboratory Shura a lui non gli serve se c'ha sia Dark Hawk che Mistica. Onesto. Perché che ti serve la Laboratory Shura? Ah, dici che li riporti tutti in mano. Non ne vuoi sapere nulla. A 7. Va bene. Però adesso può fare veramente. C'ha 4 di mana in più. C'ha 4 di mana. Ma scherzi. C'è lo spider porco. Vabbè, facciamo così. Facciamo così. E poi vediamo. Vediamo. Anche perché Wong l'abbiamo salutato. Va bene. Si è trasformato in un bel piggy. E che cosa ci può pescare? Sicuramente mi devi dare show. Frate, mi devi dare show. Mi serve show. Mi serve come il pane show. Addirittura quante cose giochi, frate. Quante cose giochi. Sì. Sì. Va bene. Lo sto aspettando sto Dark Hawk. Frate, che devi fare? Allora vedi che giustamente. Bello. Ok, non c'ha mistica. Non l'ha giocato come ultima carta Dark Hawk. Va bene. Facciamo così. Faccio il regalo questa. Non vorrei regalargliela. Però dammi il piggy, te lo metto qui, faccio 4 punti. E magari ce lo teniamo Silver Surfer per dopo. Forza. Forza. Se entri. Tanto questo me lo prendo io. Grazie. Molto gentile. Che cosa mi devo aspettare? Un Annihilus. Per forza. Ma se io faccio una roba del genere. E ti snappo. Cosa può avere il ragazzo per vincermi? Esatto. Non puoi. Questo è perché mi cagate il cazzo, frate. Con tutto quel morso della vedova. E come siamo? Siamo con Ala. Bello. No? Però forse me lo terrei. Nebula. Va bene. Ah, possiamo giocare Psylocke, no? Se mi dai Wong in mano ci posso anche... Nulla. Non dico nulla. Non dico assolutamente nulla. Non dico assolutamente nulla. Facciamo subito Wong. Facciamo subito Wong qui. Nightcrawler, va bene. E mi devo aspettare un cosmo. Devo aspettare un cosmo selvatico al centro. Così. Ok, va bene. Puzza però. Puzza fare forge qui. E certo, perché c'è cosmo. Certo, perché c'è cosmo. Io qua vado a 5. Così vado a 6. Vediamo. Ok. Vabbè, così facendo peschiamo anche due carte. Così facendo peschiamo anche due carte. Pensavo facesse Cosmo, in realtà. Bello Brood, lui c'è un prefix devastante. C'è un prefix devastante. E come giriamo? Allora giriamo. Devo fare per forza magic. Devo fare per forza magic. Per forza di cosa devo fare magic? Per forza di cosa devo fare magic? Magari la Javez. E magari la Javez è lì. Così quantomeno. Se lui mi mette il prefix da una parte, o aperti dall'altra. Meno che non me lo fa su Ala. Se mi fa prefix su Ala, GG.
Non ha fatto. Dici no. Ok. Va bene. Possiamo pensare di fare cose. Possiamo pensare di fare cose interessanti. E allora. Potrebbe avere sicuramente Alayot. Sicuramente ci avrà Alayot. No? E come risolvi? Risolvi. Oh, sì. Sperando che non lo faccia adesso Alayot. Lo fa adesso un pochino problematica la cosa. Però c'ho precedenza io, teoricamente. Teoricamente c'ho precedenza io. Facciamo così. Vediamo. Gamora, ok. Ok, ok. Bene. Va bene. Assorbiman. Pulito. Anche perché se lui fa la Youtubert. Speriamo, frate. Speriamo, regalami sti 8 cubettini, dai. Il grande Ara, che c'hai scritto tu? Non c'è scritto nulla, te ne freghi tu, va bene. Pazzo sgravato. Come on, man. Come on. Come on. Ah, dici non gioca... Credo sia Lyot. Dici Miss Marvel, ok? Dici Medusa. Frate, grazie degli 8 cubettini, ma mamma mia. Cioè... Stupefacente, stupefacente ragazzo, stupefacente. Bello pescare subito Psylocke. Mi gusta, mi garba Psylocke. Guarda che bella sta variante. Tu dici Nico Minoru. Dici Nico Minoru, tu mi dici anche Brood. Non ti faccio Psylocke perché non sto sicuro che mi dai Wong adesso. Esatto. Bello però. Bello però. Cosa mi può pescare? Cose molto interessanti, tipo Wong. Tipo Sera. Sì. Mi piace questa cosa. Mi piace questa cosa. Potremmo pensare di fare anche Forge, sai? Potremmo pensare semplicemente di fare Forge. Di fare Sebastian. Oppure no. Oppure no. Fammi fa cosa. Fatemi fa cosa, raga. Fatemi fa cosa. Bello. Bello. Vito. Sì. Pure. A me va benissimo questa cosa. Ma quindi tu mi stai dicendo che io c'ho ancora l'effetto di Forge oppure no? E così facendo Sebastian diventa una bestia. Diventa letteralmente una bestia Sebastian. Ma fammi fare Brood pure. Fammi fare Brood. Poi il turno 5 puoi pensare anche di fare un Silver Surfer. Che ce frega. Va bene così. Va bene, tanto pure lui avrà carta alla scoperta. Bello. Godo. Posso dire? Vabbè, cioè io devo snappare. Anche questo. Ha preso. Ha voglia se l'ha preso. Ha voglia se l'ha preso. Vabbè, mi dispiace. Mi dispiace, ma devo. C'ho anche un Silver Surfer fantastico. Oddio, secondo me però mi converrebbe fare un po' una Kia, sai? Però sì. Devo dire sì. Devo sì. Sì. Mi piace di più. Bisogna fare Silver Surfer. Anche perché così facendo mi buffo anche le carte che c'ho in mano, no? Buffiamo le carte che c'ho in mano. Bisogna vedere che gioca il ragazzo adesso. Perché a Nairus se l'è pappato. Il ragazzo meraviglia. Dici ragione, sta scadendo il tempo, frate. Che me giochi? Ok. No? Ti devo dire. Ma sai che mi va anche bene questa cosa. Mi va anche bene questa cosa. Che mi metti? Tira Chavez. Bello. Bello così. Allora. Sicuramente lui qui. Sicuramente lui qui. Magari lui. No? Vito. Sicuramente lui. Perché mi vuoi pescare? Mi vuoi pescare, non lo so, cose. Alla fine. Alla fine che ce frega. Anche perché noi abbiamo 4 carte nel mazzo. Quindi un suo Dark Oak è un po' così. Sicuramente lui mi giocherà qualche cosa per potenziare Dark Oak, no? Beh, abbiamo fretta. Devo fare il video. Mi ha fatto aspettare tutto quello che si doveva aspettare all'interno di un turno di Marvel Snap. Io sinceramente non so quante partite dovrò mettere in tutto ciò per la registrazione di sto video. Perché me ne stanno quittando tutte, raga.
E se lo mettiamo tutte, non è molto bella questa cosa. Non è molto bella, non è divertente. Non mi sto divertendo. Bello il Nexus, però. Molto bello il Nexus. Ok, fammi pescare qualcosa di interessante. No. Però Prud mi piace. Prud mi piace, sai. Prud mi piace. Dai, sul Nexus. Caliente. Già. Devo fare sera sperando che mi dia un Silver Surfer. Sperando che mi dia un Silver Surfer. Bello Snogger. Bello Snogger. Oh. Però io devo fare sera. Devo fare sera, io se. Fare sera qui. C'è Mobius sto ragazzo. Ma serio? Ma serio c'è Mobius? E non mi ha dato Rogue. Non mi ha dato Rogue, ragazzo. Se no veramente potevo un pochino ribaltare la situazione. Bello. Molto bello. Ok. Va bene. Questo è un disastro però. Questo è un disastro perché io posso fare una roba del genere. Lo potevo fare forge anche su Limbo, giustamente. Sono un pochino stupidino. Sono un pochino stupidino io. No, io sento un pochino stupidino io. L'unica cosa che mi preoccupa è quel. Ok. Ok. Ah. Questa è musica. Questa è pura poesia. È pura poesia. Bella sta partita. Molto bella sta partita. 97. Ma raga, ma fondamentalmente sto mazzo non ha senso. Non ha assolutamente senso. Assorbimene è tornato a fare faville. Cioè, boh. Bello. Molto bello. E sono sicuro che continuerò a giocare. Mi porterà ad infinite sto mazzo. Perché? Perché spinge. Quindi se state cercando un bel mazzettino con Sebastian Shaw, se l'avete preso, oppure se avete un Silver Surfer, trovate sto mazzo che merita. E invece noi per oggi abbiamo dato, raga. Io vi ricordo che domani sicuramente uscirà il video inerente alla nuova carta di Marvel Snap delle Spotlight, ovvero Blob. Sicuramente andremo a provarla e vedremo qual è il mazzo più consono alle sue capacità. Io vi ricordo di lasciare un like qualora il contenuto fosse stato di consiglio, di consigliare l'iscrizione. Riattivando la cazzo di campanella, perché no? Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella, raga.